veramente molto, è una storia molto fortunata. Da allora non ho più smesso. E quelli sono anni che sono entrati molto forte nei tuoi romanzi, quegli anni, sì. Gli anni 70-80. Sì, perché io ho raccontato la mia città, ma non come testimone presente a quegli avvenimenti. C'è una bellissima ristampa con un disegno di Einaudi, con un disegno di Pazienza davanti. Si vede sullo sfondo la città, le due torri, tutto coperto di nuvole, di gas lacrimogeni, e una manifestazione in piccolo, lontanissimo, i celerini che picchiano, gli studenti con i cartelli, è un bellissimo disegno. Quindi io raccontavo in diretta, nel senso che vivevo quei momenti, io anche grazie a Radio Alice, qualcuno forse che alla mia età si ricorderà, che raccontava dove stavano avvenendo gli incidenti, Bologna in quegli anni, nel 77 in particolare, voi sapete ci sono stati anche dei morti, e correvo con la mia Vespa a destra lì tenendomi a debita distanza, perché a me danno fastidio i botti, soprattutto quando sono di fucili o di pistole. Dicevo, pensavo di fare una sorta di progetto, e mi contrattavano tre romanzi sui segreti italiani. Ed è importante dire segreti e non misteri, perché i misteri, le cose non si sanno, perché sono appunto misteri. I segreti invece sono quelli che si sanno e si tengono nascosti. Segreti, appunto. E noi sappiamo tutti come sono andate le stragi. Prima di tutto lo ha saputo Pasolini, col suo memorabile pezzo pubblicato sul Corriere della Sera, io so, ma non ho le prove. Noi tutti sappiamo, ma non abbiamo le prove. Allora pensiamo di scrivere, più che un romanzo giallo, un thriller, un romanzo di spionaggio. E lì dentro, credo, in quel romanzo ci sono tutti gli elementi che caratterizzano i grandi romanzi di spionaggio. Grandi nel senso di spessore, non voglio passare per un... Ecco. Questa è la ristampa che è avvenuta nel 2010. Nel 1990, 10 anni dalla strage di Bologna, come omaggio personale, pubblicai appunto Strage con uno pseudonimo. Pensavamo di fare 3 romanzi con uno pseudonimo, vedere come funzionavano e poi, se fossero andati bene, eccolo qui. Questo è stato il primo. Questo è stato il primo a uscire, Funerale Acustica, che tratta ovviamente, questo è l'originale. E qui dietro c'è vabbè, ricordo una cosa una volta. Se fossero andati bene, come andarono bene, questo qui ha venduto 80.000 copie, un signore che si chiama Surkishé, del quale nessuno ne ha mai sentito parlare e del quale qui dietro trovate l'immagine, che non sono io, perché come vedete è mezzo calvo, io i capelli ce li ho ancora quasi tutti, ma era un montaggio. E poi no, ma non solo, hai notato che qui c'è il romanzo Strage Funerale Acustica tradotto in 7 lingue. Dovevo ancora uscire. E qui c'era già la copertina, gli editori fanno delle cose che io sono rimasto sbalordito quando ho visto questa cosa. Tradotto in inglese, in tedesco, in spagnolo. Vabbè. E poi, vabbè. Se fosse andato bene avremmo fatto una conferenza stampa e avremmo detto: avete visto i miei coglioni? Si può dire i coglioni. Abbiamo venduto 80.000 copie e l'ha scritto un signore che si chiama Machiavelli Loriano, che è un nome più italiano, con cognome italiano credo sia difficile da trovare, Machiavelli, anzi molti mi confondono con Niccolò. Naturalmente ha cominciato le telefonate anonime, sono cominciate le minacce, perché questa gente, il terrorismo allora era ancora vivo e vegeto. E insomma è andata così e ho passato assieme alla mia famiglia un periodo moltissimo che fa parte ormai del passato. E nel 2010, quando nel 30° anniversario della strage alla stazione di Bologna, lei Einaudi ha detto: perché non lo ristampiamo? Non avevo assolutamente intenzione di ripetere quell'esperienza, perché come si chiama adesso? Chi? Pigiafuoco morto. Allora, come si chiama? No, qui non ve lo dico, perché sennò i familiari mi tornano in causa. Comunque non c'è Pigiafuoco Sedia, è l'unica variante rispetto all'edizione originale, che non si trova più perché, come vi dicevo, io ne ho 3 copie comprate personalmente, perché la casa editrice non mi aveva ancora mandato le mie 10 copie e io ho fatto comprarle per regalarle agli amici, poi non l'ho fatto a tempo, me le sono tenute io. Quindi non so dove si trovi o se si possa trovare. Ecco, nel 2010 la casa editrice chiese di nuovo
di ristamparlo. Ci abbiamo pensato a lungo, l'abbiamo fatto leggere agli avvocati. Vabbè, è uscito. Ed è stato un bene che sia uscito, perché anche, non perché ne ho vendute molte copie, ma perché questo è un romanzo che vale la pena veramente di leggere. Per ricordare, non perché sia un capolavoro, ma per ricordare, perché non ce lo ricordiamo più. Sapete che hanno fatto delle indagini nelle scuole e alla richiesta, come cos'è accaduto nella strage, alla strage di Bologna, sono state fuori delle cose incredibili. Sono stati i partigiani, c'è stato uno che ha risposto ai partigiani che hanno fatto esplodere una bomba, i partigiani. Sono state fuori delle cose. Allora, soltanto che poi è il nostro mestiere quello di ricordare. Tu peraltro sei su questa linea, perché i 20 corpi sotto la neve, e poi anche l'ultimo, ripercorrono delle strade che sono le nostre, ripercorrono la nostra storia, insomma. E questo è un pezzo della mia vita. Forse anche questo. Se è il caso di ristampare anche questo. No, ecco, questo è un bel guaio. Il caso editrice, che dopo il successo della ristampa, dice: ma dammi anche strage robustica, funerale robustica. Gliel'ho dato, me l'hanno pagato, ce l'hanno fatto leggere l'avvocato, sono scaduti 2 anni in cui dovevo uscire e non si pubblica più.